Teatro Margherita Stracolmo per il Mad Moda 2012. Venerdì 27 aprile è andata in scena la 17ª edizione del Festival Internazionale della Moda, organizzato dalla Massimo Pastorello Management, che richiama ogni anno a Caltanissetta stilisti provenienti da tutto il mondo. A far da madrine due bellezze di prima grandezza del panorama nazionale, Denny Mendez e Tania Zamparo, entrambe ex Miss Italia, titolo conquistato rispettivamente nel 1996 e nel 2000. È sicuramente un grande traguardo per questo evento, perché comunque parlare di moda, quando si parla di moda si pensa sempre a Milano, si pensa a queste grandi, no, alle città della moda, Parigi, o comunque si pensa sempre alla moda un po' quella scontata. Invece quando un evento così importante anche del genere, che porta moda ma anche la possibilità a giovani stilisti, anche italiani ma anche stranieri, di conoscere sia la terra ma anche proprio la possibilità di mostrare i loro capi alle altre persone. Quindi non è soltanto un momento di moda, ma di unione fra culture, che questa è una cosa secondo me fondamentale nella moda e soprattutto in questo evento. Come hai trovato il pubblico nisseno? Anche perché non è la prima volta che sei qui, ma il pubblico ti ama tanto, perché oltre ad essere bellissima e bravissima sei anche simpaticissima. Ma guarda, quello deve decidere il pubblico, perché puoi piacere a un tipo di pubblico, poi a altri no. Però devo dire che comunque, per essere stata richiamata una seconda volta a questo grande evento, per me è un grandissimo onore, perché poi non vieni richiamata se hai fatto una bella figuretta. E devo dire, per me è una grande possibilità, anche di poter capire quanto la gente noti e vicina, perché a volte quando sei, no, nel video, quando sei lontana anche dal video, alle volte le persone tu pensi che siano lontano da te, invece trovi un calore incredibile. Ma ho trovato la manifestazione molto bella, porta sulla passerella e sul palco la moda, ma a livello internazionale non ci sono solo stilisti italiani, ci sono anche stilisti che vengono dall'Europa, da altri paesi, da Sud America, dall'Asia, e è bello il confronto, vedere le differenze dei gusti, degli stili, e questo respiro internazionale lo porta questa manifestazione in una città come questa, come Caltanissetta, che secondo me ha fame di manifestazioni di questo tipo e ha voglia di confrontarsi, di aprirsi verso appunto queste realtà diverse. E devo dire che è stata anche molto ben organizzata, secondo me divertente, e spero che il pubblico non si sia annoiato e si sia divertito come mi sono divertita io. 17ª edizione del Mad Moda, e ovviamente non può mancare il presentatore storico Boris Pastorello. Cosa pensa di questa edizione? Una bella edizione, fresca, veloce, belle collezioni, belle ragazze, bel pubblico, bella tu, bello Danilo, insomma tutto bello. Anche le due presentatrici, tra l'altro, due vecchie conoscenze tue. Sì, Danny e Tania si sono rivelate per quest'altra volta all'altezza della situazione, anche perché hanno dovuto fronteggiare questo inizio un po' diverso dal solito, e so che se la sono cavati alla grande. Anche se si è sentita la mancanza all'inizio di Boris Pastorello. Sapessi quanto ho sofferto, purtroppo un ritardo aereo, sono stato costretto ad arrivare a spettacolo iniziato, ma la cosa carina è che seguivo l'inizio della serata in diretta telefonica, anche per capire un attimino come stava andando, però forse è stato bello pure così, dai, va bene così, va bene così. Sul palco del Margherita hanno sfilato le creazioni degli honduregni Miguel Chong, Luz Medina, l'uruguaiana Claudia Piazza Cidonio, della boliviana Sonia Eviles, della svedese Omnia May, del francese Alain Cappa, degli italiani Graziella Buonaccorso, Giovanna Trincali, Roberta Redaelli e Paola Forti. Veramente d'eccezione l'ospite di quest'anno, Michele Miglionico, uno degli stilisti italiani più quotati a livello internazionale. Beh, penso che il signor Pastorello Massimo è un temerario, perché è una manifestazione estremamente
a parer mio complicata da organizzare e da gestire. Lui è un grande professionista che è riuscito a tenere insieme veramente tanti designer che vengono da tanti posti differenti del mondo, e non è semplice sia la logistica che poi gestire noi artisti, noi fashion designer, insomma è abbastanza, è onore a lui perché è veramente in gamba. Io sono felice perché ho trovato un'ospitalità pazzesca e sono contento veramente di essere qui. Parlando di stilisti che provengono un po' da diverse parti del mondo, c'è qualche designer che l'ha colpita in particolar modo? Questa sera? Tutti, ma non fosse altro perché non sarebbe una cosa carina dire chi più chi meno. Mi hanno molto incuriosito questi colori del Sud America, mi ha particolarmente convinto la pulizia italiana di un'altra stilista che è presente, la stilista svedese è estremamente pulita e l'ho adorata molto. Ce ne sono di diversi. E grande successo ha riscosso per il Mad Moda 2012 un'anteprima per la Sicilia, l'esibizione della conturbante artista britannica Vicky Butterfly in uno spettacolo di burlesque. Sotto questo gioco di luci e di tante altre cose non mi resta che darvi appuntamento all'edizione del 2013.